Uomini e donne, il primo San Valentino, la dedica di Paolo per Angela. Paolo Crivellin et Angela Caloisi di Uomini e Donne festeggiano il primo San Valentino insieme, le parole dell'ex tronista. Abbiamo conosciuto Paolo Crivellin nelle vesti di tentatore alla scorsa edizione di Temptation Island. Il torinese si è avvicinato a Valeria Bigella, ex fidanzata di Alessio Bruno, ma le cose non sono andate nel verso giusto. A settembre, poi, Paolo si è seduto sul famoso trono di Uomini e Donne e si è fatto corteggiare da diverse ragazze. Qualcuna ha lasciato il programma perché non più interessata al programma, tipo Esther Glam, altre invece hanno lottato fino alla fine. Angela Caloisi è una di quelle ragazze che ha fatto un percorso con il tronista durato 6 mesi, fino ad essere poi la scelta. Abbiamo visto Paolo essere molto indeciso tra la napoletana e Marianna Ierno, tanto da rimandare più volte la scelta. Quella dell'agente assicurativo è stata una scelta insolita perché è avvenuta fuori dallo studio televisivo. Dopo tante litigate e dopo tanti abbandoni, Angela è riuscita a portarsi l'ormai ex tronista a casa. Crivellin ha da poco riattivato il suo profilo Instagram e si è capito che non è un tipo molto social o comunque lo è meno della sua fidanzata. Oggi però, in occasione di San Valentino, il torinese ha dedicato 2 parole alla sua dolce metà. Sotto la foto di uno dei momenti della scelta, Paolo Crivellin scrive: "Io non amo particolarmente queste feste commerciali e non serve San Valentino per ricordare alle persone l'amore e il bene, la stima e il rispetto reciproco che tiene uniti gli innamorati, ma approfitto di questo giorno per dirti che il posto migliore dove io possa stare è vicino a te". Aggiunge poi l'hashtag cancelletto lieto fine, perché è stato realmente così. Dopo un lungo percorso come quello di Paolo e Angela era giusto che la scelta ricadesse su quest'ultima piuttosto che su Marianna. I due oggi sono insieme, come testimonia l'Instagram story della Caloisi e chissà come festeggeranno. Intanto l'ex corteggiatrice sul suo profilo ha mostrato alcune foto di alcune esterne e l'immancabile momento della scelta. La scelta di Paolo Crivellin. La scelta di Paolo Crivellin è arrivata solo dopo 6 mesi di percorso. L'ex tronista ha passato alcuni giorni in una villa con Angela e Marianna, e poi è giunto ad una conclusione. La non scelta è avvenuta nel classico studio televisivo ma senza altre persone. Al centro dello studio, uno di fronte all'altro, Paolo ha comunicato alla Ierno di non essere la sua scelta. La scelta vera e propria, invece, è avvenuta fuori dallo studio e Crivellin ha comunicato ad Angela di essere la sua scelta attraverso un video messaggio. Ora vivono felicemente la loro storia d'amore.